Buongiorno, buonasera e buonanotte, come al solito. Oggi siamo su un altro gioco. Non è Dead by Daylight, come penso avete notato un pochettino. Siamo su Bad North, non lo so dire. È un piccolo gioco di strategia che mi piace un sacco. Adesso lo capirete come funziona appena lo faccio partire, quindi non c'è bisogno di spiegare nulla. Nuovo gioco. Tutto convinto, si è fatto la figura del cretino. Le orecchie però! Eccoci qui, abbiamo cominciato. Praticamente, Madonna santa le però, noi siamo questi cavalieri qua, ci dobbiamo difendere da questi stronzi qua che arrivano in barca. Quindi vedi, è molto semplice, è una piccola strategia, non devi né condurre armate né niente, devi solamente muovere questi omini e aspettare che il tutto faccia il suo corso. Io mi metto qua perché praticamente quando le barche arrivano a terra li stunnano, poverini, e quindi i vichinghi hanno più tempo per farci il culo a strisce. Poi ovviamente ci sono più tipi di tizzolini, non ci sono solamente questi con la spada molto basici. Ci sono tipo quelli con la lancia, quelli con l'arco e basta. Poi c'è quelli con lo scudo, che sarebbero per questi upgradati. Combatta finale in arrivo. Madonna mia, vi faccio a pezzettini. Ci mettono un po' comunque, poi vorrei capire come fanno ad arrivare qui senza vele. Ma vabbè, ingegneria vichinga, perché mai dovremmo chiederci qualcosa, su via. Questi soldini ci servono per upgradare le truppe, per far salire di livello le truppe. Io direi di migliorare Glenn perché ha la barba più simpatica. Malmo, questa è la mia patria. Adesso andiamo. Come vedete qua ci sono altre isole che noi non possiamo vedere perché c'è la nebbia. E qui c'è Milano praticamente. Andiamo subito. Onnen. Tutti i comandanti sono affaticati. Sì, sono un cretino, ma queste cose succedono. Eccoci qua. Onnen. Anche questa è un'isoletta abbastanza semplice. Ma che belle le musiche. Che brutti i corni però. Stonano le orecchie. Fanno male. Eccoli, guardali qua. Quanto sono agguerriti, mamma mia. Te. Fai la guerra, ma guarda. Sento fighi, sono tre contro... Quanti sono questi? Dovrebbero essere ognuno 9, quindi 3 contro 18. Ma no, ma non ci ho ucciso un tizio. Ma fate schifo. Siete dei cretini. Devo far salire di livello e mettere i picchieri perché sono le truppe che mi piacciono di più, anche se sono difficili da usare. Ho visto gente che non le sapeva usare e che morivano tutti perché non possono attaccare in movimento, capì? Per esempio io questi mi muovo qua, questi attaccano comunque, tranne lui che a quanto pare era stanco e si vola a sedere un po'. Che gente idiota che mi ritrovo nell'esercito. Il nostro obiettivo, ho dimenticato di dire, è salvaguardare queste case. Queste case praticamente sono case. Ecco, guarda che gli danno fuoco. Mamma mia. Come sono inospitali questi tizi cattivi. Niente, io ho investito su Glenn, ma è più cretino che si è fatto ammazzare un tizio. Bravo! Capito che in The Walking Dead... Ah no, niente. Che magari è spoiler, poi mi date le frustate sui piedi. E muori! Vai! Attacca! Oh, che stanno là, madonna mia, che fastidio. Sempre... Ok, miglioramenti disponibili. E il resto ad Harold, che... Quello dei meme, hide the pain, Harold. Isola di qualche sorta. Che nomi del cazzo. Belle traduzioni in italiano. Complimentoni a tutti quanti. Mo, lui. Questo è uno dei più importanti perché se gli arrivano anche i nemici possono avere gli arcieri, no?
Quindi questo si scudano, ma a me non me ne frega un cazzo e piglio le picche perché sono belle. Mamma mia, sembra Link quando lo potenzi. Andiamo a Mirno, no, Yarno. Che isola del cazzo, madonna. Vabbè, qui con i picchieri ci facciamo la strage. Guarda come sono belli i picchieri, ma che cazzo ti vuoi? E me? Lo zoom. Eccoli là, guarda. I vichinghi per salire dovranno per forza salire queste scale. È qui che i picchieri sono molto utili. Perché in questi punti strategici questi dovranno arrivare uno alla volta e questi con facilità e lance li faranno a pezzi. Guarda, guarda. Ma che bello, come mi piace vederli combattere. E non hai rischi di perderne uno quando succede così. Poi questi saranno anche utili più avanti, quando ci saranno cose vichinghi un po' più cattivi. No, non dico niente perché sennò è spoiler. Ah, stronzi. E niente, tutti là, qui non devo fare nulla. A parte osservare la bellezza del vento e delle onde, che così soavemente catervano il bandiera di queste persone. Guarda qua. Parapapapa. Dai, salite! Su via! Ecco, anche lei, bravo! Ecco. Due barche di cretini idioti. E allora niente, loro poltriscono. Anzi, io non posso. Posso adesso? No, non posso. Praticamente quando muoiono tu li puoi mandare in una di queste case e loro si curano. E invece quando vuoi salvarti l'armata li puoi far fuggire su una di queste barche dei vichinghi. Siete arrivati? Ma sì che siete arrivati! E mo muori. Dai, eccola, mamma mia. Ah, bello. Quanti soldi, mamma mia. Che poi questi... bomba. Niente, siamo atterrati sull'isola islamica. Ma va bene comunque. Continuiamo. Quante belle isole. Swunskerry, roccia affilata, Fetlar, Stallberg, Tindolmur, Alba, Vigur e isola di qualche sorta. Noi abbiamo solo due armate, ma in queste isole, come vedete dagli stendardi, ci sono altre armate da reclutare. Per ora gli scudi, perché non so quando arriveranno quelli. La bomba vorrei metterla, però è un... abbastanza strano come cosa, perché con un errore è finita. Direi di fare Tindolmur, che poi arriviamo alla terza isola, di cui non ricordo il nome, ma che ci potrà aiutare. Ma che cazzo è? Ma perché? È così largo che qua ci passano chiunque. Ma io non lo so. Dove sono le armate? Qui. Niente. Sti qua. Anzi no, se noi facessimo così. No, ma cretini! Ecco, veloci, veloci! Che morite! Vai! Imbizza il... no! Sì, sì, le imbizzate, sono felice, sono felice. Che bello. Nuova ondata di deficienti. Qua, ecco, eccoci qua. È tutto il posizionamento, perché se sbagli, se questi li metti addosso a dove arrivano loro, in questa casella, questi sono fregati, perché non si riescono a mettere informazione. Ma ovviamente noi siamo dei pro della strategia. Quelli con gli scudi. No! La mia casupola! Venite tutti qua! A raccolta vi chiamo! Miei prodi barbogi! No! Va bene. Questi sono un po' più potenti di quelli normali. Perché, indovina un po', hanno gli scudi. E come vedete si parano. Su questi mettiamo qua e questi qua perché... ok, no, niente, non ce n'era bisogno. Oh, ne arrivano tanti. Ottimo, più sangue per noi.
Questi sono andati molti soldi perché c'ha due case scarse e una casa potente, ma di quelle potenti non è vero, è media. Ondata finale in arrivo! Oh, come mai farò? Porca puttana, veramente come mai farò? Qua. Questi vanno alla casa piccola, mamma mia, fanno un casino. Bella l'erba comunque, molto realistica. Guarda, 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 che si muove. Sono dei cartonati legati al terreno fatti di, non lo so, gomma. Abbiamo vinto il Dormur. Pin, 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 pin. Madonna, che schifo. Siamo poveri. No, no, aspetta, lui è già fatto. Io devo upgradare Glenn. Ogni classe di Barbogi. Mi piace Stahlberg, dovrei fare Stahlberg per avere soldi extra, ma non mi conviene con due armate. Mi serve la terza. La baita! Guarda, qua ci viveva Cingio Poppone, che è una persona molto importante. Ecco, questa è la nuova armata, Edna, è un maschio e una femmina, non è dato saperlo, ma a noi poco ci interessa. E invece due posti diversi. Dove li metto i bicchieri? Là stanno bene. Per ora uno qua. E niente, questi stronzi. Anzi, i bicchieri. No. Ah, scelta ardua. E dove trovarle? Mettiamo qui e loro danno man forte a questi tizi qua. Anche perché in teoria dovrebbero passare di qua. Ma non so se questo è uno dei. Esatto, questo è uno dei punti strategici. No! Qualcuno li salvi! No! Uccideteli! Al rogo! Ecco, no, non al rogo, perché sennò ci bruciano, si stronzi. Non so dove cacchio atterrano mo questi. Brutta situazione. Ma tanto è brutta la situazione qua. Ma è comunque una certa situazione. Ma la smettete di fare gli stronzi. I bicchieri sono tanto carini. Li ho presi apposta. Ma porca puttana. Vieni qua. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti quanti. Ecco qua. Mo voglio vedere dove mi scappate. Dai, scappa qua. Scappa. Muori. Che lentezza, questi stronzi. Qui, 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 qui. Per tre stronzi con lo scudo, 20.000 cavalieri. In cotta di maglia e cani verdi. Non so. Ho proprio al centro tra le due caselle devono atterrare si stronzi. Ma io vi odio. Amici vostri ce ne sono, a quanto pare no. Quindi morirete in un batter d'occhio. Ecco gli arcieri. No! Voi fuggite! Voi fuggite! Guarda che belli, piccolini, azzano gli scudi! Cuccioli! Andate qua che sennò vi picchiano gli arcieri! Ecco, gli arcieri rompono la minchia perché non li puoi contrastare con i picchieri. Ammazzateli tutti. Uccideteli tutti. Ok. Ma ok, no, non sono arcieri, sono felice. No, mi sono morti due. Quattro signori sono morti tutti loro probabilmente. Allora, i picchieri qui ce la dovrebbero fare molto bene. Vediamo. Ok, sì. Mamma mia, nessun problema proprio. Ma no, ma questi sono quasi tutti morti. Dai, la casa di John Boff. Guardala. Quanti soldi. Mamma mia, sono diventato lì. Tu mi diventi un arciere. Ma sì, dai. No, te, par condicio. Porello che non sei altro. Adesso. Andiamoci a scioppare. Gli arcieri. Questi sono buoni perché ammazzano i tizi stronzi quando sono ancora sulle navi. Mo, ogni classe c'è un'abilità, come vi ho detto prima. Qui c'è la carica. Questa gli permette di attaccare in movimento. Praticamente corrono in linea retta con le lance avanti. E chiunque davanti a loro prende danno o muore. Questi qui hanno l'abilità che si lanciano da una scarpata. Mo, questo è molto situazionale, non penso che lo trovi che sia molto utile.
E infine qui abbiamo, ah, è una femmina, quindi Edna, anche se ha la faccia un po' maschile, ma questi sono i miei giudizi. Questi, una singola casella la bombardano di frecce. Questo è buono, ma devi saperlo usare bene, perché sennò è scarso come le cose scarse. Pigliamo la quarta armata oppure no? Pigliamo la quarta armata oppure no? Ma vaffanculo, Alba, 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 Alba. Ma quanti soldi che mi prendo qua! Mamma mia! Pure facile da difendere, a parte questa casa messa lì. Comunque siete dei deficienti. Perché dovete costruire le case male? In posti dove ci arrivano i vichinghi. Le costruite in posti dove io posso difendere in un batter d'occhio. Guarda, guardate, guarda che belli gli arcieri. Pin! Ah, c'hanno pure una mira decente. Certe volte. Guarda, tutti li hanno ammazzati. Ma che belli gli arcieri. Questi hanno gli scudi, quindi ovviamente i nostri arcieri non gli potranno fare nulla. Ma non c'è nient'altro. Questi li metto comunque qua, perché nel caso ci sia qualche brutto cattivo birbone che voglia attaccare le nostre adorabili casine di montagna, io gli farò l'assaggiare la lama di Cristo. Ecco lì, qui appunto. Qua ti faccio vedere il Deus Vult, stronzi. Deus Vult, Deus Vult. Arcieri, dai, tendete. Madonna, ma... Ah no, ok. Pensavo fossero dei completi menomati, ma non sono completi menomati, sono un pochino menomati. Lancieri, che qui questi sono disabili, come vedete, guardate, questi sono inutili qua, guarda, e pium, e niente, le frecce rimbalzano o si incastrano. Ondata finale in arrivo. E me uccideteli tutti veloci. Ok, qua. Ma volete sparargli? Deficienti! Io sono al B. Un'altra barca c'è! Ma porca di quella madonnina ballerina! No, porca, è brava, è brava! Dio! Verde! No, non la bruciate! Non la bruciate! Uccidete! No! Andate nelle case! Curatevi! Porca miseria! Sparagli! Sparagli! Ma colpite sto cretino! Oh, vai! Colpite sto cretino! Ti spavento! Uccida! Fate schifo tutti comunque! Mi devo potenziare l'oro. Ho leggermente cambiato idea perché è una cosa... Quanti soldi ho? Non lo so, vabbè. Devo arrivare a 12 per comprare questi... mi mancano 2 soldi. Perché sennò questi non combinano nulla. Ma nulla di nulla, Prossimo turno. No, Fetlar. È l'isola più bella del mondo. Isola del verde. Bella la traduzione italiana. Sembra quasi come se fosse fatta male. Via, Mollan. Ah, Mollan. Ma perché questo è il tetto grigio e questo è il tetto verde? Mistero della fede. Bella questa musichetta tranquilla prima dei corni di battaglia vichinghi, è bellissima. Gli arcieri di merda. Questi sono anche stronzi perché scappano quando non devono scappare. Ed è una cosa brutta. Cioè scappano e i miei tizi qua non li rincorrono. Cioè, certe volte non ti rincorro, certe volte sì. Però ce li devo spedire io ed è fottutamente seccante. Vedi, vedi qua. Quello sta là e li bombarda. E loro che fanno? Stanno lì sotto le frecce, ma perché loro sono politically correct. Non lo so perché l'ho detto, ma ci sta sempre dire che una cosa è politically correct, perché fa media nella tua vita. E ho fatto la cazzata. No, fatto una cosa geniale, stato geniale, mamma mia, geniale, geniale.
Che bello quando faccio le cose geniali. Vai, scambiatevi di posto. Pipipiripipipipiri. Sempre precisi come, non lo so, un pezzo di carta di mio nonno. Ah, eccoci. No, gli scudi, quelli sono forti e noi siamo scarsi. No, 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 no. Come cazzo? Ok, qua, qua, qua. Qui devono essere per forza al sicuro. Voi vedete di essere bravi e di potenziare. Oh, ecco qua. Loro lo so, li ho messi dietro le case, ma tanto non avrebbero fatto niente comunque. E anche questa è una vittoria senza indugio, senza un pertugio e senza paura. Mo, tu diventi più forte che sei scarso. E tu pure diventi più forte, anche se non sei scarso, tu sei bravissimo. Cioè, sei fantastico. Una cosa che guarda, aspetta, prossimo turno. Ah, eccola. Mo, e Glenn, picche veterane. Link, fanderia veterana. Ah no, questo non lo fai. Ah, niente, non lo fanno. Madonna mia, non c'ho più i soldi, sono povero. Mi dispiace a tutti ragazzi, ma sono diventato un povero poverello. Roccia affilata. No, io ho paura che mi piano il soio e poi non c'ho le armate. Ah, vedi, i nemici possono passare dentro queste caverne, noi non li possiamo vedere là dentro. Guardate, guerrieri con gli scudi veri e picche con uno... Ok, ho capito, sembrano cazzi, ma vi assicuro che non lo sono. Adesso, eccole là. Allora li metto qui in un punto strategico di vantaggio. In un punto strategico di vantaggio, con la B, perché... è cosa buona. No, ma cosa fate voi? Non c'avete gli scudi, vi ho scambiato per altre persone. Siete cambiati, mamma mia, non siete più come prima. Bravi, bravi. Ecco qua. È finita la vostra vita di merda. Sembra arcieri, ma perché gli arcieri del cazzo? Io li odio. Cioè no, questi sono belli, ma questi io li odio. Scudatevi. Brava, brava. Vincerete sempre con questi scudi. La barca arriva vuota. Grazie, vi voglio bene. No. E no. Qua fuori dalla caverna. No. Cretini che non siete. Ma non c'è la casella. Ok, sì. Ma non si vedono, ma ci dovrebbe essere le picche impinte nella caverna. Va bene, adesso vedrete la vera potenza dei picchieri e degli arcieri messi. Guardateli là, una mattanza. Non si vede niente, ma questa la chiameremo la caverna di sangue. Arcieri, per favore. Guardali qua. Parapapapapa, una mitragliatrice sono. Non li ferma più nessuno. Loro poverini sono scarsi, quindi non ne vedo l'utilità. No, no, no. Allora, i picchieri sono molto vulnerabili ai tizi qua. La gente spara stuzzicate. No! Ecco. Agli spara stuzzicadenti, perché non avendo nessun tipo di scudo e non potendo attaccare in movimento, non possono né ucciderli in nessun modo e né difendersi. Per esempio, anche gli arcieri non hanno lo scudo e possono essere uccisi da loro, però gli sparano addosso, quindi capì, è un po' un mirimimimenz. Anche tu dovresti... cazzo. Ecco qua, non lì, deficienti puntati. No, no, non c'è bisogno. E invece c'è bisogno, guardalo, guardalo. Pin. Victory Royale. Cheat Fortnite. Ecco, adesso posso dire Victory Royale su Fortnite con una lance. Fianna. Abbiamo due donne, di cui una molto... vabbè, non dico niente che poi mi denunciano il canale.
Denaro dobbiamo potenziare. Questo sarà il nostro secondo picchiere. O la seconda picchiera. Ma fanno combattere le principesse in questo medioevo. Ah, gioi gioi. Cazzo. E muoio. Link, link, link. Non va bene, caro mio. Dovresti... Adesso abbiamo Geldunger. Ovviamente, leggendo il nome del mio canale, Fenrir Sulfr, dovete sapere che io sono un grandissimo appassionato di mitologia nordica, quindi è per questo che mi sono chiamato in questo modo ed è anche per questo che vi sto facendo vedere questo simpatico giocherellino. Magari ci faccio anche più video dove arrivo fino a quanto posso. Ma per ora penso che questo sia il nostro ultimo battaglio contro dei vichinghi. Lo so, sono appassionato di mitologia vichinga e ammazzo i vichinghi. Ma questo è il gioco, compare. Che devo fare? Devo lasciargli bruciare le case? No. E poi io sono Fenrir, il lupo che si mangia la gente. Quindi è normale che li vuoi ammazzare. Fate finta che questi sono truppe scelte da me per distruggere il mondo dei mortali. Perché io sono un lupo, il ringhio. Ora easy Ez. No, Ez sto cazzo. Correte al riparo. Fuggite, sciocchi. Ok. No. Non mi piace questa cosa. Ok, due sono morti. Uccidete quell'ultimo. Ma meglio che io me ne vado questi di qua. Ma perché siete idioti? Ok, bravo. Uccideteli tutti. Smembrateli. I Lannister vi imporgono un mazzo di fieri. Ma perché tutti arcieri in questo posto di merda? Ecco qua. Niente. Visto molta gente che usa al posto di due bicchieri, come faccio io, e un arciere, due scudi e... Quanti cazzo ne so... No, li ho fatti stunare, sono un cretino. Comunque, dicevo che usa due pim pim. Ah, che belli i soldi. Mi sento zio Paperonzolo in questi momenti. Comunque, stavo dicendo per la terza volta, prima che mi interrompessero in modo così obstrugolo, che c'è molta gente che preferisce usare due spade scudo, un bicchiere e lance. Ma io penso che siano più utili i capirete i bicchieri, perché sono più forti di potenza fisica e tutte queste cose qua. Quindi adesso io direi che questo video possiamo chiuderlo qua con questi slamamento lance e oioi. Qui io e i miei comandanti H Link vi salutiamo e arrivederci ai prossimi video futuri. Io non vi dico di mettere mi piace perché sono una persona semplice, quindi non lo mettete, però se lo volete mettere a me non mi fa tante cose brutte. Comunque, arrivederci, buonasera, buongiorno e buonanotte.